mostrare di questo pezzo, perché è la parte del ragionamento di Cominardi che a me convince molto, cioè c'è un pezzo di paese che è fuori da tutto, perché è troppo povero anche per rientrare, diventa un piano inclinato, no? Questi signori, dice, mia moglie ha vergogna, c'è persino la vergogna di chiedere aiuto, ci sono persino le liste d'attesa alla Caritas, su quella roba lì bisogna intervenire, non dimenticando che c'è un altro pezzo di paese che invece va aiutato a rimanere sul mercato, sono due cose diverse. Cusaro. Sì, direi che l'analisi sociologica è quella per cui non è povertà questa, la povertà del vecchio proletariato era quella che aveva una prospettiva comunque di redenzione, era aperta al futuro, una speranza di apertura. Oggi invece quella a cui stiamo assistendo è la miseria, i miserabili di Hugo. Il miserabile è colui il quale vive nella povertà più nera senza prospettiva di redenzione, è una situazione insieme oggettiva e soggettiva, viene percepita senza possibile riscatto la condizione, questa è la tragedia. Il nuovo capitalismo post 1989 che prometteva liberazione universale ha prodotto invece una disuguaglianza sempre crescente, ce lo dicono gli economisti, Piketty, Stiglitz, con provenienze anche diverse, questa è l'epoca della disuguaglianza sempre crescente, ma la disuguaglianza non è una cosa obiettiva, è un rapporto sociale, è un rapporto sociale che implica una polarizzazione sempre crescente della società. Ci sono per cui paesi la base che crescono in cui le disuguaglianze aumentano. Anche il ceto medio, il famoso ceto medio sta estinguendosi, il ceto medio sta confluendo nel proletariato. Dato che questo odierno è un grande punto, naturalmente è importante capire qualcosa in più del reddito di cittadinanza, perciò mi ostino a fare domande perché per me sono ancora molte cose molto nebulose.